Anche la PT Garda Dolomiti ha abbracciato da tempo una filosofia di sensibilità verso l'ambiente per il benessere generale della nostra destinazione turistica. In questo ambito è stato presentato, in collaborazione con RS Electric Boots e Negri Nautica, il progetto RS Pulse 63, un gommone elettrico altamente performante. Il mezzo, che potrebbe essere adottato dai circoli velici come mezzo di assistenza in occasione delle numerose regate, è un'imbarcazione con autonomia, velocità e manovrabilità perfette per sostituire l'attuale parco di gommoni a combustione interna. La trasmissione elettrica del motore garantisce accelerazione istantanea, sensibilità di controllo e performance idrodinamica sull'acqua. Il gommone dispone di 6 posti e può essere adibito sia ad uso privato che turistico. Ecosostenibilità va a braccetto con lo sport e oggi a Torbole abbiamo presentato il primo gommone elettrico che potrebbe servire a supporto degli atleti sul Garda Trentino. Sappiamo che il Trentino più di 30 anni fa ha fatto la scelta di non avere motori sui laghi dei Trentini, però ancora girano dei motoscafi a supporto appunto per la sicurezza degli atleti. Ecco, si vorrebbe in un futuro arrivare ad avere tutto elettrificato ed è oggi quindi direttamente dall'Olanda è arrivato questo primo gommone elettrico che avremo per un mese, cercando appunto di misurare qual è l'affidabilità per pensare un domani al lago di Garda libero completamente dai motori a scoppio. Quel che riguarda l'importanza di un gommone elettrico secondo noi è veramente interessante, perché vuole sancire che noi siamo un po' come Trentino con il lago di Garda, puntiamo molto alla sostenibilità, a non inquinare, ecco, sostanzialmente. Siamo partiti già con le boe elettriche un paio di anni fa e queste sono state grandi soddisfazioni e non inquiniamo più. Questo gommone sicuramente è il futuro, ha dei costi ancora, direi, alti, però penso che se prodotto in serie possa abbassarsi i costi e potrebbe essere veramente un bel biglietto da visita per noi qua. Dog Power è una startup innovativa che ha brevettato un pontile che dissipa il moto ondoso per diffrazione e produce energia elettrica. Il nostro lago ha un potenziale energetico notevole e sicuramente quelle che sono le caratteristiche del pontile, noi siamo di Riva del Garda, sia io che la società che ha sviluppato il sistema meccatronico, l'ELMA, l'Electronic Machine. E quella che è il sistema si basa su un'intensità di onda che bastano 20 cm di ampiezza, e quindi per chi conosce il lago di Garda sa che è un'onda che caratterizza il lago per diverse ore al giorno. Nell'occasione del rifacimento del pontile al circolo vela abbiamo fatto proprio la predisposizione per la realizzazione di questo pontile generando energia elettrica. Ci crediamo parecchio, perché con quel tipo di produzione di energia elettrica non è di grande produzione, ma è di una produzione molto, praticamente a impatto zero, perché di fatto è sott'acqua, non fa rumore, quindi senza impatto visivo, impatto rumoroso. In Torbole vive di sport acquatico, vive di vento, e il vento lì effettivamente si fa sentire, e quindi anche il moto ondoso non manca durante tutto l'anno.